Quando è uscito Due vite di Emanuele Trevi, ovvero quest'estate, mi sembra, se non sbaglio, in questa edizione, perché poi questo è un dettaglio non da poco, Piccola Biblioteca Neri Pozza, io stupidamente, diciamo, in modo un po' miope, l'ho considerato da subito un Trevi minore. Un libricino di Trevi che io amo come autore, un autore che stimo molto. Gli affezionati si ricorderanno che la sua foto campeggiava sulla parete arancione e verde alle mie spalle, quindi è un autore che io stimo tantissimo, ha scritto dei grandi romanzi. E pensavo che questo fosse un qualcosa di così perdibile, diciamo così. Mi ero ripromesso di recuperarlo con calma, ma senza grande fretta. Passano i mesi e poi succede qualcosa di importante. Perché? Perché Francesco Piccolo decide di candidarlo allo Strega, insomma, Emanuele Trevi decide di partecipare allo Strega. Neri Pozza, questo non l'avevo notato questa cosa, perché poi avevo perso un po' di vista la cosa, ma Neri Pozza lo ripubblica in un'altra versione, ovvero nella collana Bloom, quella di narrativa e non quella della piccola biblioteca. Aumenta anche un po' il pezzo di copertina, mi sembra 2,50 euro, 3 euro in più, e lo candida allo Strega. Candidatura che io, anche qui, di nuovo, per la seconda volta, prendo sotto gamba, nel senso, non che prendo sotto gamba, ho sempre considerato la candidatura di Trevi importante per alzare un po' il tasso letterario, diciamo, del premio di quest'anno, però non l'avevo letto e continuavo a pensare si tratterà di un Trevi minore, di un libro minore. Lo recupero e oggi pomeriggio lo leggo e ragazzi, cioè, dire che sbagliavo era dire poco, ok? Cioè, dire che sbagliavo era veramente dire poco. Sono 100 pagine, è un libricino, in cui Trevi racconta due vite, come da titolo, che sono le vite di Rocco Carbone e Pia Pera, ovvero due scrittori, suoi amici, amici di Emanuele Trevi, entrambi deceduti in maniere diverse. Entrambi molto legati a Trevi per alcuni periodi della sua vita, molto legati all'ambiente letterario, intellettuale romano, di cui Trevi non fa dei ritratti, ok? Non fa un racconto biografico, non fa un racconto, diciamo anche retorico, ma va a costruire una narrazione alternata di queste due persone che sono veramente a lui, sono state a lui molto vicine, quindi un racconto anche emotivamente fortissimo, però lo fa con un'eleganza che io solitamente trovo soltanto nell'alta letteratura francese, ok? Cioè questo è un libro che pubblicato in Francia gli avrebbero dato il Goncourt già subito, cioè proprio, sai, prima ancora che uscisse. E io spero che un qualche premio lo vinca alla fine della fiera, perché, come vi dicevo, queste due vite, queste due persone che Trevi racconta, sono due scrittori, ma sono due scrittori completamente diversi tra di loro e sono completamente diversi anche dallo scrittore Trevi, che in una maniera molto diversa da quella che può essere un autofiction, perché qui Trevi c'è e non c'è. Ecco. Non come Nicola La Gioia, cioè, ok, togliamo quella cosa. C'è e non c'è, ma portando il proprio vissuto in maniera esplicita, racconta queste due visioni della scrittura, del vivere la scrittura, e le paragona anche alla loro parabola di vita, alla loro parabola esistenziale. Perché? Perché Rocco Carbone, che è uno dei due scrittori di cui parla Trevi, autore che in vita ha pubblicato diversi romanzi per diverse grandi editori, Mondadori, Feltrinelli,
che io non conoscevo, i cui libri sono attualmente tutti fuori catalogo, che questo libro mi ha fatto venire voglia di recuperare, assolutamente, viene raccontato come l'amico Rocco, viene raccontato come, non tanto come lo scrittore, ma come l'amico di Emanuele Trevi. E il suo rapporto con la scrittura è un rapporto viscerale, un rapporto di necessità. I discorsi che fa Trevi su come la scrittura per Rocco Carbone fosse veramente qualcosa di molto legato con il suo vivere, sono veramente forti perché Trevi riesce a toccare delle corde che poi soprattutto su di me funzionano molto bene, cioè ci sono dei punti emotivamente fortissimi, perché poi viene raccontato anche, non è spoiler, vi dico che cosa succede, ma non è spoiler, questi libri si leggono per come sono scritti, è scritto dannatamente bene questo libro, viene raccontato anche poi come Trevi gestisca l'opera postuma del suo amico, quindi il Trevi editore, editor più che altro, che deve lavorare sul testo, che è un po' il lascito di un suo caro amico morto in un incidente d'auto. E anche questo molto toccante. Pia Pera, poetessa, scrittrice, esperta insomma di musica classica, amante della musica classica, qui viene raccontata la sua malattia, viene raccontata la degenerazione della sua malattia, viene raccontata gli ultimi momenti della vita di questa donna. E anche qui, facilissimo cadere nel retorico, facilissimo cadere nel patetico, però Trevi non ci cade mai, cioè è incredibile, però Trevi non ci cade mai. Io non avevo dubbi che questo fosse un libro scritto bene, perché cioè, Trevi è naturalmente, fisiologicamente incapace di scrivere male, come i grandi, no? Cioè come Moresco, come Mari, come Siti, come Falco, sono tutti scrittori che tecnicamente sono dei fuoriclasse, cioè il fuoriclasse non sbaglia, il fuoriclasse magari ha una serata in cui è più in forma e serata in cui è meno in forma, però qui, secondo me, questo è un libro che va letto. Io ne avevo sentito parlare bene, eh. Non mi ero fidato ciecamente di questi pareri, che erano quasi tutti entusiasti. Avevo sentito anche dei pareri un po' più timidi, ma vabbè, fa niente. Però questo, ragazzi, è un libro importante di quest'anno. È un libro importante perché abbiamo già letto scrittori che raccontano altri scrittori, abbiamo già letto scrittori che raccontano vite vere, ma Emanuele Trevi fa qualcosa in pochissimo spazio, cioè in 100 paginette, fa qualcosa di fortissimo. Sol Bello mi chiede, meglio di Sogni e Favole, molto difficile scegliere. A me era piaciuto tanto Sogni e Favole. Sogni e Favole, il suo precedente romanzo, diciamo così, aveva, per alcuni tratti è quasi meglio, ti dirò. Non lo so, è difficile, è proprio una lettura caldissima, cioè l'ho finito un'ora fa questo libro, quindi non lo so se è meglio o peggio, è sicuramente più sentito, anche su Mie Favole era sentito dal punto di vista di Trevi, però c'era la giovinezza di Trevi, c'era il racconto della città, qui si concentra invece soltanto su questi due amici, c'è molto un concetto di amicizia, c'è un racconto dell'amicizia ed è essenziale, cioè toglie tutto quello che è in più, che è sovrabbondante, e arriva veramente a tirare fuori un libro che ogni due o tre paragrafi ci sono delle frasi da puntarsi. Cioè, ogni due o tre paragrafi ti tira fuori la frase che dice: ok, cazzo, mi hai colpito. Anch'io pensavo che fosse un suo libro minore. E invece, insomma, no, cioè, secondo me, assolutamente no. Io poi in Ottica Strega lo consideravo più non lo consideravo competitivo, non tanto in ottica del premio, perché diciamocelo chiaramente, anche un post-it di Emanuele Trevi è
competitivo all'interno dello Strega per quanto riguarda gli ultimi anni dello Strega, però con questo libro, cioè con questo libro ti lascia quasi l'amaro in bocca, no? Pensare che forse Teresa Ciabatti ha più possibilità, probabilmente, anzi quasi sicuramente Teresa Ciabatti ha più probabilità di vincere. Perché Mondadori? Perché Mondadori non vince da tanti anni? Perché Teresa Ciabatti ha perso lo Strega contro Cognetti? Bla 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 bla. Però sarebbe proprio da rosicare, diciamo, se questo libro almeno non entrasse in cinquina, ma io credo che in cinquina ci entri sicuro. Devo dire che ho sbagliato a considerarlo un minore, ho sbagliato a non recuperarlo subito, perché ragazzi, cioè, avercene. Ma poi, una roba veramente, anche nei piccoli dettagli, c'è una sola foto in questo libro che è questa. Una foto di Emanuele Trevi e Pia Pera, scattata da Rocco Carbone, ok? Emanuele Trevi racconta di come quella sia una di una serie di foto che lui ha ritrovato. Foto scattate con una macchinetta di quelle usa e getta. E ha scelto quella. Ha scelto una foto, non una foto dei due personaggi, delle due persone che diventano personaggi all'interno del libro che racconta, ma ha scelto una foto sua con uno dei due, con una Pia Pera. Anche solo questa scelta non è così scontata. Cioè, la roba più scontata sarebbe stata quella di mettere una foto dei suoi due amici in quella serata a tre, che lui ricorda vagamente, anche questo discorso sulla memoria è bellissimo, il fatto che lui non voglia indagare troppo, non voglia documentarsi troppo, chiedere ad amici conferme su quello che sono i suoi ricordi dei suoi due amici, perché lui vuole raccontare quello che gli è rimasto. C'è una frase molto bella che adesso non troverò sicuramente, quindi non, diciamo, vi do più o meno il senso, in cui Trevi dice che se una cosa ce la siamo dimenticata c'è un motivo. E quindi se una cosa non la ricordiamo perfettamente c'è un motivo. E lui non vuole per forza rivangare tutto, non vuole ricostruire al dettaglio, non vuole forzare. E questa, ci sono alcuni concetti qua dentro veramente fortissimi. E quindi niente, era solo brevemente per dirvi come Due vite di Emanuele Trevi è da recuperare assolutamente. E a questo punto ho, per fortuna, finalmente un libro da tifare allo Strega. Cioè, volevo avere un libro tra i candidati da tifare veramente, da dire daje. Speriamo che se, non succede, ma se succede, diciamo così. E adesso ce l'ho, quindi direi che non dovevo avere dubbi. Ho dubitato del maestro Trevi, ho sbagliato a dubitare. E Emanuele Trevi ha scritto un gran bel libro, ragazzi, un gran bel libro. La parete non ci ha fatto storia. Poi cosa avete scritto? Cosa avete scritto? Gli Emanueli sanno sempre scrivere bene delle vite che non sono le loro. Questo commento di Tersita è un capolavoro. Vero, verissimo, verissimo. E Carrère esce sempre. E anche Carrère è stato citato, esatto. Ok. Come mai pensavate fosse un libro minore? Ma allora, più che altro lo pensavo perché. Intanto perché è molto breve. Molto breve, uscito nella piccola biblioteca. Non pensavo neanche avesse questo impianto narrativo, ok? Pensavo fosse più una roba, come dire, così celebrativa per le vite di questi due scrittori. Non lo so, mi ero fatto delle strane idee sbagliate assolutamente su questo libro. Poi Trevi, veramente a me piace tanto e io volevo un libro lungo di Trevi, volevo un libro complesso, pieno di cose, invece mi sembrava troppo semplice, a volte invece la semplicità premia. Come con Falco al Campiello, adesso anche Travis si sta toccando Ricci. No, vabbè, allora secondo me io adesso, giusto per non gufargliela,
Sarebbe molto difficile, sarebbe molto difficile. Io credo comunque che vincerà Teresa Ciabatti. Lo dico anche sperando che non succeda, però credo che vincerà Teresa Ciabatti. Detto questo, Teresa Ciabatti deve essere ancora ufficialmente candidata alla strega in tutto questo, però vabbè, direi che è una formalità. Solbello, esatto. Il paragone con la natura innocente di City mi è venuta assolutamente anche a me in mente. In quel caso è un minore di City, senza dubbio, la natura innocente di City è un minore di Walter City, anche se non è un brutto libro, ragazzi, chiariamoci, è un'opera minore di un grandissimo. In questo caso credo che abbia giocato a suo favore, a favore di Trevi, il fatto che queste due vite che racconta siano così legate a Trevi stesso da far diventare il romanzo molto più forte. Le vite che racconta invece, le due vite che racconta City, lui la racconta benissimo, però non sono così legate al suo vissuto da creare un legame così forte. E quindi secondo me questo ha giovato. E poi non lo so, magari ero in buona io oggi, magari mi ha beccato proprio nel pomeriggio perfetto per leggerlo e se l'avessi letto domani avrei detto vabbè, bel romanzo, ma Trevi ha scritto di meglio. Io credo comunque che invece sia un ottimo libro e se per caso la vecchia editoria italiana, quella che sempre critichiamo, volesse diciamo spingere ancora una volta uno dei loro, no? Perché comunque Trevi fa parte di quella grande editoria, uomo dell'editoria italiana di molto forte, se quell'editoria italiana anziana, diciamo così, molto presente all'interno di Amici la Domenica, volesse spingere Trevi, diciamo che sarebbe un'ultima azione forte. Risentiamoci tra un mese, esatto, risentiamoci tra un mese. Trevi ama le due vite che racconta, mentre City ne è stato affascinato, esattamente. Esattamente perché le vite che racconta City sono due vite lontane dal suo vissuto, ma che attraggono molto City. Lui l'ha sempre fatto, in realtà, nei suoi libri l'ha sempre fatto, cioè il contagio, ma un po' sempre lo ha fatto, spesso con i personaggi dei suoi romanzi. E qui invece Trevi fa qualcosa che era facilissimo sbagliare. Veramente facilissimo sbagliare. Un attimo e diventava una roba di memorie di intellettuali romani. E secondo me è proprio quella giusta misura che lo fa funzionare. Lo fa veramente funzionare. Poi, secondo me, quest'anno i grandi hanno pubblicato dei buoni romanzi, cioè dei gran bei romanzi. Cioè Falco ha tirato fuori una bomba. Trevi, Siti. Insomma, quest'anno in realtà Falco, Trevi sono tutti usciti nel 2020, però insomma è questa stagione editoriale che si deve ancora chiudere.